Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Ricominciamo la settimana all'inizio di questo 2024 parlando di politica, lo faremo spesso, parleremo soprattutto dei tre capoluoghi che andranno al voto nel giugno del 2024 di quest'anno e quindi Firenze, Prato e Livorno, parleremo anche degli altri comuni, parleremo anche delle europee, ma oggi ci concentriamo in modo particolare proprio sul capoluogo toscano, Firenze, dove ci si giocano una partita ovviamente fondamentale che doveva essere, diciamolo anche senza remore, insomma una partita abbastanza in scioltezza, diciamo così, per il centro-sinistra, per il Partito Democratico in particolare, si sta un po' complicando, visto anche le tante candidature alternative a quella di Sara Funato, di Sara Funaro, il nome eletto, diciamo così, all'interno dell'Assemblea del PD e quindi il nome ufficiale del Partito Democratico, e anche per le mosse che ci sono a destra, che potrebbe avvantaggiarsi di queste divisioni. Di tutto questo, ma dei fascicoli, soprattutto dei temi, parleremo oggi con un deputato del PD fiorentino, Federico Gianassi. Buonasera, grazie per essere con noi intanto. Buongiorno, grazie a voi. E buonasera a Giorgio Bernardini, collega del Corriere della Sera, non solo, ciao Giorgio. A voi. Allora, come dicevamo, ci sono diversi argomenti sul piatto. La prima domanda che vorrei farle, Gianassi, è questa, diciamo così. Poi magari cercheremo di parlare anche un pochino di cosa sta accadendo a livello nazionale. C'è anche questo caso del giorno, no? Da ieri sera, del saluto romano nell'ambito di una commemorazione per una strage, per l'omicidio di due persone che partecipavano al fronte della gioventù diversi anni fa, una commemorazione però ha visto poi di fatto la platea ieri sera salutare con il saluto romano. Ci sarà probabilmente un'interrogazione in queste ore anche da parte di Elly Schlein. Volevo chiedere una battuta su questo, cioè se secondo lei è il caso che il governo prenda provvedimenti oppure prenda una posizione netta su quei saluti romani. Non c'è dubbio, è successo un fatto gravissimo, si vede dalle immagini che non si tratta di una, due, tre persone, ma decine e decine di persone che fanno il saluto romano a una commemorazione che ricorda ragazzi uccisi e che, come deve essere una commemorazione che ricorda le vittime della violenza politica, deve essere bipartisan, e infatti era bipartisan, con gli esponenti di tutte le istituzioni. La mattina c'è gli stato esponenti delle istituzioni, sì, del Comune di Roma, guidato dal Partito Democratico, perché quando si ricorda i morti lo si fa con rispetto, si riflette su quello che è successo, si condanna la violenza. Invece abbiamo assistito, non come dire, a una cerimonia istituzionale che cerca di non dimenticare gli anni terribili della violenza politica, ma una manifestazione nella quale si è fatta apologia di fascismo con braccia tese e inni a quel periodo storico, quello del ventennio che un sincero democratico in Italia si augura ormai lontano e irrecuperabile, ma che in qualche modo continua ad avere una sorta di sostegno, magari in frange modeste dell'opinione pubblica, ma che deve essere condannato con durezza esemplare da tutte le istituzioni, a partire dall'istituzione nazionale e dal governo. Quindi io credo che gli appelli che stanno continuando ad arrivare da ieri ad oggi, che però sono caduti nel vuoto, rivolti al governo perché il governo condanni quella manifestazione, quelle gesta che sono intollerabili, arrivi il prima possibile. Ti chiedo solo una cosa, Giorgio, perché poi su questo ci arriviamo a parlare anche di Firenze, ma non è così lontana, perché questo governo, e forse Giorgio Meloni in particolare, insomma, si è molto emancipata da quello che si pensava essere un sostrato, no? Che forse lo è realmente, anche elettorale, diciamo, di bacino che Fratelli d'Italia, in cui Fratelli d'Italia è sempre pescato, cioè nell'affrancarsi anche da quel dualismo fascismo-antifascismo. Questi sono, dal tuo punto di vista, dei contraccolpi che riportano indietro e riportano Fratelli d'Italia a quel tipo di persone, di frange, come diceva anche Gianassi, minoritari, ma che esistono nel nostro paese, e fa bene la sinistra, dal tuo punto di vista, a sottolinearlo, ci aggiungo un pizzico di malizia, anche in termini elettorali, perché spesso e volentieri poi l'attacco all'antifascismo, diciamo, la presa di posizione sull'antifascismo contro il fascismo è anche una materia elettorale, diciamo. Sì, è una domanda complessa, ma ti rispondo con grande sincerità. Fa bene il centro-sinistra sottolineare tutto questo, rischia di essere più un assist anche rispetto alle parole che giustamente pronunciava il deputato Gianassi, nel senso che proprio alla ricerca, e questo non lo dico secondo una posizione personale, ma secondo quello che abbiamo appurato giornalisticamente, di una comunicazione che sia più inclusiva verso l'elettorato, che guardi sempre di più verso il centro, a caccia, insomma, di quel consenso che Meloni ha dichiarato anche nella conferenza stampa di fine anno, anzi di inizio anno per essere precisi, visto che è stata rinviata, sì, insomma, di voler cercare, ecco, lei deve, ha il dovere
in questo momento di insomma, condannare apertamente tutto questo, e questo potrebbe tornarle utile proprio in questo gioco, anche elettoralmente, cioè quello di andare a cercare consenso in una fascia della popolazione che cerca anche rassicurazione in tutto questo, quindi potrebbe essere un assist, ma io credo che il centro-sinistra non debba chiedere la condanna per motivi elettorali, lo deve fare per il bene del paese, è veramente gravissimo, questo sì. Fammelo dire chiaramente, insomma io sottoscrivo le parole di Giannassi, è una cosa orribile quella che abbiamo visto, e proprio perché non voglio che si cada come sempre nel campo della strumentalizzazione, cioè in quella di dire che il centro-sinistra cerca questa strategia o questa scorciatoia per attaccare la destra, come dire, è ancora più importante che tutti quanti, stavolta sì, veramente in maniera bipartisan, si condanni questa, sì. questa roba orribile. Sono perfettamente d'accordo, poi come dire ci sono delle leggi molto chiare su questo, basterebbe applicare le leggi sull'apologia di fascismo, sono piuttosto chiare. Senta Giannassi, voglio fare una domanda però, anche riferito a questo tema, perché l'indirizzo del governo di Fratelli d'Italia negli ultimi tempi è stato quello di moderarsi, diciamolo così, allora, semplifico, ma perché almeno da casa ci capiscono meglio. E il rischio poi tutto sommato, se vengo in maniera forte a Firenze, è che si giochi un'elezione dove il centro, diciamo così, o comunque i moderati, le forze moderate si scontrino spesso e volentieri anche sovrapponendo dei temi. Dopo magari entriamo anche nello specifico, però se rischiamo di avere sostanzialmente il candidato del PD, Sara Funari, che comunque non è espressione dell'ala più a sinistra, sicuramente c'è nel Partito Democratico, magari Cecilia Del Re, magari Stefano Saccardi per Italia Viva, magari Eike Schmidt per la destra, insomma tutto sommato tutti quanti vanno a pescare in quel bacino d'utenza, in quel bacino elettorale. Questo complica dal vostro punto di vista la partita? Ma allora, è più difficile essere di sinistra, diciamo così? No, chiaramente quadri più semplificati sono preferibili, ma non dipende esclusivamente da noi, dipende anche da altri. Quello che noi dobbiamo fare, la responsabilità che sentiamo, è mettere in campo una candidatura forte e autorevole che possa rappresentare il campo democratico e progressista, farlo con il sostegno del Partito Democratico, della Comunità Democratica e di tutti i partiti del centro-sinistra che ci stanno. A oggi noi, a differenza degli altri, abbiamo messo in campo la nostra candidatura e abbiamo una coalizione che fin da subito ha detto di voler sostenere quella candidatura. Siamo un pezzo avanti rispetto, ovviamente penso alla destra, che sì, come dire, corteggia Eike Schmidt e intanto gli offre tramite il governo un bellissimo paracadute, cioè quello di direzione di un bellissimo museo a Napoli, sì. O quello che stanno facendo ad altri, che è di ipotizzare delle candidature. Tuttavia, io penso che dobbiamo essere come dire, determinati nel continuare a perseguire la strada dell'allargamento, perché se ci saranno le condizioni questo sarà un bene. Se il principio che noi mettiamo in campo è unire tutte le forze democratiche, perché a Firenze ci sarà una grande sfida tra le forze democratiche e la destra, quella meloniana o salviniana, ne abbiamo avuto un antipasto le settimane scorse quando Salvini a Firenze ha riunito l'estrema destra europea, quella è la sfida. Non è che la decide Giannassi o qualcun altro, è la sfida che c'è in città. Forse se andasse Salvini sarebbe più semplice. Ma Salvini ha già portato l'estrema destra, si è già congratulato con Cecilia Del Re perché è uscita e ha ritenuto che quell'operazione sia un indebolimento del campo democratico. Salvini non sta fermo, fa quello che deve fare. Io penso che anche noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè difendere la dignità di questa straordinaria città, che ha caratteristiche, storie, relazioni che sono diverse da quella della destra, le rivendica con orgoglio e mette in campo il miglior progetto possibile, sì. Con grande determinazione e anche, ripeto, con generosità, perché io non escludo che ci sono le condizioni anche di allargarci. Siamo già forti oggi, ma dobbiamo continuare a seguire la strada dell'allargamento rispetto a tutte quelle forze democratiche di centro-sinistra che ancora oggi non ci sono e che magari vorranno invece convergere su un progetto forte e competitivo per la nostra città, radicalmente antagonista a quello delle destre. Scusami Giorgio, vengo subito da te, ma Italia Viva sì oppure no? Perché Gianni la vuole e da qualche parte del PD non la vogliono. La domanda, ma guardate, ma io continuo a pensare che, se voglio essere coerente con quello che si è detto, e cioè che più riusciamo ad allargare il campo delle forze democratiche e antagoniste della destra, meglio è,
come ha detto non solo Eugenio Giani, ma come ha detto anche il Partito Democratico di Firenze, se c'è la possibilità di un allargamento, questo è meglio. E possono esserci sensibilità diverse, ma insomma sono del tutto legittime, ma se noi, come dire, abbiamo l'ambizione intorno al Partito Democratico di costruire la coalizione più larga possibile, se ci sono le condizioni è bene esplorarle. Questa è la mia opinione e credo che sia quella del Partito Democratico a Firenze, in Toscana. Si tratta di capire ovviamente se c'è, come dire, la volontà di contribuire a questo percorso di rafforzamento, ma se ci fosse sono convinto che lo si possa fare. Tu che ne pensi, Giorgio? Perché la volontà di là si esplicherebbe nel fare delle primarie lanciate da Renzi, questi poi sono un po' i paradossi, no, delle campagne elettorali, fanno le primarie senza il Partito Democratico, a marzo, i primi di marzo si dovrebbero tenere, è un out-out, secondo te c'è ancora margine per ricucire? Questa è una domanda che in tanti si fanno, poi per capire se realmente c'è margine per una ricucitura, anche perché dall'altra parte chi è già alleato oggi al PD di Sinistra Italiana pare di aver capito, insomma, che con Italia Viva non ci vuole stare allo stesso tavolo. C'è margine per una ricucitura perché è la definizione stessa della politica che ce la dà, cioè l'arte della mediazione, ovviamente, insomma, non sono finiti, non c'è il cartello finish su questa corsa e ancora non si sono presentati, quindi è auspicabile da parte appunto di chi fa parte di queste forze anche di riunirsi, perché in realtà la sfida di cui parlava Giannassi non è affatto semplice, specie se davvero il candidato dovesse essere uno che si presenta come moderato come Heike Schmidt, quindi è possibile, però è poco probabile, questa è la verità, per come si sono messe le cose oggi, diciamo, le divisioni sono in campo e non è che c'è un'Italia Viva che dice forse veniamo, forse no, c'è un'Italia Viva che ha fatto una pubblica dichiarazione di candidatura, in questo caso Stefania Secardi, c'è una Cecilia Del Re che al posto di rimanere dentro il partito a discutere di quello su cui non era d'accordo con gli altri, è uscita e ha fatto una lista civica, ha fatto di più, ha fatto un gruppo all'interno di Palazzo Vecchio, e quindi, diciamo, secondo me la ricucitura è possibile, ovviamente, ma è poco probabile, auspicabile da molti, ma poco probabile. Probabilmente dal lato del centro-sinistra insomma, sarebbe vantaggioso cercare delle strade di mediazione, anche perché all'eventuale ballottaggio, diciamoci la verità, non sarebbe semplice poi con delle forze autonome centriste come quelle di cui abbiamo parlato anche condurre la città in quella appunto in quel bivio tra centrodestra e centrosinistra, facilmente sul centrosinistra da parte del PD. Detto questo, è poco probabile, anche qua concludo, che Elly Schlein intervenga come ha fatto insomma d'imperio in Sardegna per le elezioni regionali e dica rimettiamo tutto in discussione. È poco probabile, ma possibile, ma anche lì c'è una piccola possibilità. Lei che ne pensa, Giannassi? Guarda, glielo voglio chiedere in maniera proprio schietta e diretta, con il senno di poi sarebbe stato meglio fare le primarie, glielo chiedo anche per, come dire, togliendosi la giacca del deputato e ovviamente anche dell'uomo di partito che oggi sta a Firenze, ma pensando agli elettori, che ce ne sono tanti che sicuramente voterebbero da quell'area, e a Firenze ce ne sono tanti e votano, hanno sempre votato in centro-sinistra, ma magari non stanno dentro alle schermaglie naturali che ci sono nella dialettica politica, ma quando arrivano di fronte alla scheda elettorale si trovano tre candidati di centro-sinistra, magari una domanda se la fanno. Beh, si troveranno, permettetemi, se le cose vanno avanti così, un candidato che è ad oggi sostenuto dal Partito Democratico e da tutti i partiti del centro-sinistra tranne Italia Viva, ad oggi, e io ho già detto che ci sono le condizioni per elaborare, e come io penso è sempre successo, se sono di centrosinistra voteranno per il candidato del centrosinistra, altrimenti voteranno altre candidature che non sono competitive per vincere, ma come ha già detto Salvini possono essere utili alla destra. Quindi, però io, guardate, non faccio un ragionamento nemmeno in chiave elettoralistica, ho sempre detto in tutte le campagne elettorali alle quali ho partecipato che si parte sempre 0-0. E bisogna essere umili, convinti di dover conquistare ogni singolo voto, ma nemmeno impauriti, perché se si fa politica senza coraggio non si va da nessuna parte. Coraggiosi e umili, e questa è la strada che noi abbiamo imboccato. È una strada che continuerà, non c'è possibilità che sia rimessa in discussione, ma per un motivo molto semplice: noi siamo un partito vero, siamo un partito che prima di arrivare a assumere una decisione si confronta, anche in modo aspro. E quella decisione è stata assunta non da un giorno all'altro, ma con un percorso di mesi anche molto faticoso, e si confrontavano due opzioni politiche diverse, ma due opzioni politiche che non possono essere ridotte alle persone, altrimenti non è politica. Erano due opzioni politiche. Una era quella delle primarie, che ha piena legittimità politica. Io l'ho riconosciuto pur sostenendo un'altra strada per individuare la candidatura. Certo. E l'altra era quella dell'unità fin da subito per essere più uniti e competitivi contro la destra, perché
Le primarie hanno dei pregi e hanno anche dei limiti che hanno dimostrato in questi anni. Da un lato possono mobilitare la partecipazione, dall'altro possono creare delle divisioni che difficilmente si superano in tempi molto brevi. Io vi faccio un esempio, ma noi siamo nella provincia di Firenze, alla quale guardiamo magari con una qualche minore attenzione rispetto alla città di Firenze, a situazioni nelle quali le primarie di 10 anni fa non si sono ancora ricuscite. E ne stiamo parlando alle amministrative del 24, delle primarie del 14. Allora, io penso che siano uno strumento, ma se la politica confonde la missione, le idee, il progetto con lo strumento, fa un errore. È uno strumento tante volte utile, in questo contesto, con una destra di governo baldanzosa in Italia e in Europa, c'era l'esigenza, e questa è la riflessione politica che abbiamo fatto, di unirsi. L'unità è un elemento più importante. Voi dite, ma oggi ancora quell'unità non c'è? Beh, c'è un'unità intanto di un pezzo importante, la stragrande maggioranza del nostro partito e di tante forze politiche del centro-sinistra. E ripeto ancora una volta, intorno a questo progetto noi dobbiamo essere coinvolgenti e saperci allargare. Dico solo una cosa, un appunto. Magari ci poteva essere una terza via, non è proprio una terza via, ma diciamo così, esistono dei luoghi, ad esempio Bagnarripoli, dove l'Assemblea ha fatto lo stesso percorso che ha fatto a Firenze, cioè ha indicato di fatto un candidato ufficiale, ma il candidato ha detto, io però se ci sono delle anime diverse, anche che nell'assemblea sono risultate sconfitte, io sono a disposizione eventualmente per fare le primarie. Non sarebbe un gesto di forza, diciamo così, dal suo punto di vista? Ma guardi, siccome siamo sempre nel campo degli strumenti che non cambiano la vita dei cittadini, ma quella soprattutto dei dirigenti politici, io dico sì, sono tutte strade possibili, non ce n'è una in astratto giusta e l'altra in astratto sbagliata. Ci sono dei percorsi che si costruiscono nella comunità politica. Quella fiorentina ha preso una scelta, l'ha presa più di un mese fa. È una scelta che è stata fatta. Ora noi abbiamo due possibilità, tutti noi che facciamo politica in città e chiamiamo la nostra città: continuare a macerarsi rispetto alle scelte già fatte o iniziare a guardare al futuro. No, questo non c'è dubbio. Il Partito Democratico, con la sua candidata Sara Funari e con il centro-sinistra, sta guardando al futuro, ma al futuro di oggi, di domani l'altro, per mettere in campo il miglior progetto per la nostra città. Chiaro. Dopodiché si potrà discutere in eterno se quello era strumento meglio, era il migliore o non era il migliore. È lo strumento che democraticamente è stato scelto, su quello si va avanti. Facciamo politica e capiamo se intorno alla politica per la nostra città ci sono le condizioni non solo per confermare la nostra forza ma addirittura per allargarla. Io lavoro su questo. Ci sono anche distinguo forse se si comincia a parlare di politica anche all'interno dei vari candidati, no Giorgio? Perché ad esempio uno dei temi, poi dopo magari parleremo anche di stadi e di altre questioni, però uno dei temi, dicevamo anche prima all'inizio della trasmissione, sarà sicuramente quello della capacità della città di Firenze di essere attrattiva per i fiorentini, nel senso di poterla abitare, di essere abitabile delle persone che ci vivono, sotto tanti profili, in modo particolare sotto il profilo della casa. E tra l'altro è uno dei temi che, se vogliamo, accomuna anche idealmente Sara Funaro e Stefano Saccardi, che entrambe hanno avuto quelle deleghe al Comune di Firenze. Ed è un tema però, ad esempio, quando fu portata avanti la legge sugli Airbnb, anti-Airbnb diciamo così, in Palazzo Vecchio a Firenze, ha diviso Italia Viva dal Partito Democratico. Italia Viva, forte protettrice della proprietà privata, in qualche modo emersa in quei giorni lì. Forse qualche distinguo su quel tema c'è, sarà uno dei temi da campagna elettorale, secondo te? Lo spero tantissimo, perché è un tema vero, almeno dal mio punto di vista, è un tema che tocca le classi sociali in una maniera uniforme. Un problema vero che ha Firenze è sicuramente quello del calo del potere d'acquisto rispetto ad altre grandi città del nostro paese. Hai citato proprio le politiche della casa. Ricordo, vado a memoria, che i prezzi delle abitazioni sono saliti a Firenze più che in qualsiasi altra città italiana, più che a Milano. Sì. Sono saliti tanto anche a Torino, ma Torino partiva da anche degli affitti un prezzo molto basso. Quindi a Firenze siamo sui 20 euro al metro quadro, una cifra altissima. Solo Lisbona può competere, ma Lisbona è al centro di una serie di politiche di espansione insomma, che risentono anche lì di una questione storica particolare. Ma veniamo al punto. Io spero che sia uno dei punti all'ordine del giorno. A me dispiace molto, nonostante sia importantissimo, lo so che sono impopolare, diciamo così, no? Discutere della Fiorentina, della sua collocazione. Certo, no. Capisco benissimo che il problema dello stadio sia un problema popolare e sentito, però ecco, devo dire che a volte si scivola un po' troppo in argomenti che credo non siano così trasversali rispetto alla città. Io spero molto che la discussione vada su dei punti che tocchino veramente i problemi della città, e sicuramente il differenziale fra gli stipendi e il costo della vita a Firenze è uno di questi problemi, sì. Con tutte le politiche abitative che ci sono dentro, l'hanno capito. Un altro problema sarà quello della sicurezza percepita, in questo caso vedrete che è al primo posto insomma sicuramente in tutte quelle che sono le rilevazioni dei vari partiti, persino nei partiti di sinistra che fino a poco tempo fa era un argomento magari non così utilizzato.
privato è una questione centrale. Ecco, io spero tantissimo, era molto interessante, fammi aggiungere la domanda che facevi prima a Giannassi, specie per noi che ci occupiamo di politica, perché se ripenso a un paio d'anni fa, lui da assessore sostanzialmente al bilancio di Palazzo Vecchio era sicuramente la persona, questo lo dico giornalisticamente, che godeva della maggiore fiducia, poi si è visto, non è un caso che sia stato candidato, sia stato eletto insomma in Parlamento, però sarebbe stato lui a dover fare proprio quella scelta di dire vabbè, il partito alle primarie dice che non le vuole, ma magari io da candidato posso farle lo stesso, però questo insomma ha già risposto, non so se vuole aggiungere qualcosa, se fosse stato lui il candidato. Oggi fa un altro mestiere, ma fosse stata lei. Ma guardi, io sono abituato nel mio partito a fare tutte le battaglie nelle quali credo e poi accettare la decisione che democraticamente il partito ha preso. Quindi se io avessi fatto una battaglia per le primarie l'avrei fatta fino in fondo e il giorno in cui poi il partito avesse deciso di non farle mi sarei messo a disposizione per far vincere il Partito Democratico. Non sarei uscito e non avrei fatto la guerra al Partito Democratico. No, no, io dicevo il contrario, cioè se lei fosse stato dalla parte unitaria di Sara Funaro e avesse avuto un competitor che ha chiesto le primarie e, insomma, ed è andato sotto soglia. Ma guardate, allora, Sara Funaro devo dire non ha mai detto no alle primarie e so che e credo che se il partito avesse scelto la strada delle primarie si sarebbe candidata, però ha scelto di fare qualcosa di diverso, cioè di mettersi a disposizione della comunità del partito, non ha scelto Sara Funaro lo strumento e quindi, come dire, credo sia stata coerente con l'impostazione che ha avuto in questi anni, cioè di essere una donna al servizio di questa comunità e questa comunità l'ha premiata, l'ha ritenuta la persona migliore. Io non ero un candidato neanche quando qualcuno mi ha un po' strattonato per la giacchetta e ho fatto altro, però ripeto, guardate che io sono uno che ama la ricchezza dei punti di vista del nostro partito. Io nei miei interventi, quando sono stato chiamato a esprimermi sulle primarie, ho detto che preferivo la strada dell'unità, ma ho riconosciuto la dignità politica di chi ha combattuto per le primarie e auspicavo che quella contributo rimanesse nel Partito Democratico con protagonismo, perché nei partiti come il nostro, che è contendibile sempre, a differenza di altri che sono personalistici, c'è uno spazio enorme che può essere occupato soltanto dalla ricchezza dei punti di vista. Però non è successo. Purtroppo non è successo, ma io credo infatti sia stato commesso un errore da parte di chi è uscito, perché c'era lo spazio e c'era la disponibilità di tutti. Però ripeto, a me piace guardare al futuro, ad esempio sui temi, voi ne avete sollecitati alcuni molto importanti. Faccio una premessa sui temi. Prego. Allora, o noi, come dire, pensiamo che il Partito Democratico debba candidarsi da solo, perché è il partito più forte del centro-sinistra italiano, certamente a Firenze e in Toscana, e allora, come dire, non coltivare la ricchezza dei punti di vista del centro-sinistra, e allora, come dire, il dibattito sui temi è meno oggetto di discussione, oppure noi facciamo un'altra scelta e diciamo, siamo sicuramente il partito più forte del centro-sinistra in questa città, ma ci allarghiamo anche ai nostri alleati. Se facciamo questa scelta, e mi sembra che tutti l'abbiano condivisa, non possiamo poi scandalizzarci se ci sono punti di vista e sensibilità diverse, perché questa è la ricchezza di una coalizione politica. Qual è il problema? Se quella diversità di punti di vista diventasse la causa dell'immobilismo politico, questo non può succedere, ma quella ricchezza dei punti di vista è un valore in più. Quindi, ad esempio, Italia Viva oggi non è in coalizione con il centro-sinistra, ma io non mi scandalizzo affatto che Italia Viva abbia alcune idee diverse e penso che se fosse in coalizione con il centro-sinistra quello sarebbe un arricchimento per trovare le migliori soluzioni, così come i nostri alleati di Sinistra Italiana e Verdi hanno rispetto a me alcune sensibilità diverse. Non le drammatizzo perché sono abituato a pensare che la diversità dei punti di vista, se c'è un obiettivo comune, cioè di fare Firenze una città protagonista in Italia e in Europa sui grandi temi che l'hanno contraddistinta, il lavoro, l'economia, l'industria, la cultura del sociale, la cultura della scuola, abbiamo parlato dell'Istituto degli Innocenti che nasce a Firenze e che ha insegnato all'Italia e al mondo come si curano i bambini, allora se c'è chiarezza sulla missione, quelle diversità su alcuni punti diventano un'opportunità di accrescimento. Senta, voglio farle un paio di domande precise su questo, molto rapide perché non abbiamo molto tempo. La prima è quella sul tema di cui parlavamo con Giorgio Bernardini, anche per un motivo, noi ci trovavamo anche con lei ma anche con altri suoi colleghi della Giunta nel periodo Covid o subito dopo il Covid, dicendoci beh, questo è un momento in cui dobbiamo tirare una linea e cambiare le politiche dell'accoglienza turistica, ma quindi poi l'inversione di tendenza sui prezzi degli affitti, degli immobili, eccetera eccetera, la gentrification che è un fenomeno che si verifica nelle grandi città, eccetera eccetera.
niente è cambiato, va detto. È una questione molto complicata e non si rifà probabilmente soltanto alla capacità di gestione dell'amministrazione, perché servirebbero leggi nazionali, eccetera, eccetera, ma su questo Firenze si gioca una partita che ha a che fare con il futuro, il tessuto sociale della sua città, perché uno si può discutere su tanti argomenti, ma se poi la città si spopola, diventa invivibile anche per le persone che vogliono venire a lavorare, come ad esempio gli autisti degli autobus, come ad esempio tanti che vengono a lavorare qui ma non riescono a pagarsi una casa, o gli insegnanti con gli stipendi che hanno, questo è un problema incredibile per la città di Firenze. Non c'è dubbio, parlavamo del Covid e ci ricordiamo come tutti in quelle settimane, in quei mesi terribili, ci impegnavamo all'indomani a lavorare per una società diversa. Però dobbiamo avere la capacità di vedere dentro quale contesto è la città di Firenze. Noi a Firenze abbiamo un orgoglio campanilistico che ci porta a pensare che tutto dipende da noi. È vero solo in parte, molto dipende da noi, ma non solo da noi. Vi faccio un esempio: in quei giorni terribili tutti dicevamo che il personale infermieristico e i medici italiani erano i nostri eroi. Però oggi abbiamo un governo che in manovra di bilancio, rispetto agli 8 miliardi che servivano sulla sanità, ne mette 3, ne mancano 5 per fare il pari con i costi dell'inflazione. Sappiamo cosa ha determinato questo sui bilanci delle regioni, compreso della regione Toscana. Oppure abbiamo parlato di casa, ma la prima cosa che ha fatto il governo nazionale, il governo Meloni sulla casa, è stata nella manovra dell'anno scorso, la loro prima manovra, tagliare 350 milioni sul fondo affitto, che è lo strumento ulteriore alle case popolari che serve alle fasce medie o medio-basse per avere un contributo al proprio affitto, alla giovane famiglia andare a vivere da sola o all'anziano a integrare per l'affitto perché la pensione non gli basta. Allora, vedete che c'è un grande tema politico che riguarda anche la città di Firenze, sulla quale ci giochiamo la visione della città a giugno, o la destra che ritiene evidentemente che questo tema, quello della sanità pubblica, non sia una priorità, magari ce ne sono altri, gli 11-12 miliardi per il ponte sullo stretto si andranno a trovare perché nella manovra di bilancio entra il ponte sullo stretto, la sanità non è così prioritaria, la sanità pubblica, evidentemente ci sono altri modelli di sanità, magari privatistico, oppure il tema della casa su cui si discute tanto a Firenze, che spazio ha a livello nazionale se nemmeno 350 milioni su un bilancio molto più grande dello Stato trovano cittadinanza. Allora, il primo tema è capire che se noi vogliamo una città che scommette su alcuni temi, da soli non ci bastiamo, ma dobbiamo fare anche una grande sfida che non si esaurisce dentro i nostri confini, perché poi le scelte nazionali ricadranno. Allora io penso, e vengo alla conclusione, che su questi temi, quello della casa ad esempio, pur con sensibilità anche diverse, noi dobbiamo decidere un tema, che questa è una grande priorità, perché la vita dei nostri cittadini, forse ci siamo un po' illusi negli ultimi tre decenni, con un mondo che cambiava a grande velocità, che le grandi questioni del lavoro, della casa, della salute e della scuola non fossero, come dire, una priorità, perché in qualche modo erano scontate. Non sono scontate, serve una grande politica che magari parte dal territorio, che scommetta su di queste, e secondo me Firenze può essere il laboratorio per una ripartenza anche di un mondo che crede in questi valori. Giorgio, domanda flash proprio veramente rapidissima: il governo Meloni ce l'ha con Firenze, secondo te? No, non lo so, è una domanda troppo difficile per rispondere in maniera veloce. Diciamo che Giannassi direbbe di sì, Giannassi sostiene di sì, lo sostiene anche insomma gran parte del suo partito e altre persone. Diciamo che è chiaro che è sospettabile il fatto che alcune partite, persino in una città che conosce così bene il vice premier, visto che per gran parte del tempo ci abita con la sua fidanzata, insomma, siano giocate anche in una chiave un po' elettoralistica. Il sospetto potrebbe venire, insomma, l'emendamento che ha presentato, l'ordine del giorno che ha presentato Giannassi anche sulla reintroduzione dei 30 milioni sulla tranvia è un esempio di questi. Ce ne sono altri in realtà, dove Firenze ha giocato una partita non così favorita dalle azioni del governo. È difficile dire che c'è un disegno contro, però effettivamente insomma sono diverse le penalizzazioni che ha avuto nell'ultimo periodo. Si può dire non c'è la stessa attenzione che c'è stata in passato. Esattamente. Tra queste questioni rientra, o insomma qualcuno vuole far rientrare dal PD, si dice che rientri anche la questione stadio. Rapidissimo, Giannassi, perché devo chiudere. La questione stadio riguarda, insomma la sapete molto bene, anche dei soldi che mancano di fatto per la realizzazione. Oggi la discussione si è spostata molto su dove giocherà la Fiorentina, mentre lo Stadio Franchi è in ristrutturazione.
pare che una possibilità, giovedì ci sarà un incontro in prefettura, convocato alla prefettura di Firenze, che terrà insieme l'Empoli Calcio, la Fiorentina, il sindaco di Empoli, la sindaca di Empoli, il sindaco di Firenze, il presidente Gianni, la Lega Calcio e le forze di polizia, così li ho citati tutti, pare per trovare una soluzione ponte che serva anche a fornire il Castellani di Empoli per la Fiorentina per 6 mesi, allargare un po' le maglie del cantiere in modo da consentire alla Fiorentina di giocare almeno per tutto il 2024 al Franchi e poi il 2025-2026 al Padovani. Questa dovrebbe essere l'ipotesi, la convince soprattutto sapendo che in Italia i lavori si sa quando partono ma non si sa mai quando finiscono. Però devo dire, a Firenze sui lavori comunali, poi quelli che riguardano le risorse europee rispondono solitamente a tempistiche che vengono rispettate. Tutto il piano, ad esempio gli interventi poi PNRR, è vincolato al rispetto, certo, dei tempi. Io credo però che sul tema stadio ci sia una questione che riguarda ancora una volta i rapporti con il governo. Mi spiego, se posso, che io credo che esistano due verità che possono anche incontrarsi, che è quella della Fiorentina, di un club che sta facendo sportivamente molto bene, che ha investito e ha fatto un'opera straordinaria al Viola Park e che chiede certezze per poter pianificare il proprio futuro. È una legittima aspettativa. Dall'altro c'è quella del Comune di Firenze. Il sindaco di Firenze ha conquistato 150 milioni di euro del governo per la riqualificazione dello stadio Franchi, che ricordiamoci è un bene del Comune di Firenze, non può essere allenato e deve rimanere al Comune di Firenze per legge, ed è per legge ipervincolato. Insomma, un contenitore molto impegnativo. Se non si investono risorse sarà poi il Comune a dovercele mettere. Quindi ha fatto un'operazione importante. Ora, quelle risorse però hanno delle tempistiche strettissime, non è il PNRR, quelli li hanno persi i soldi, certo, del PNRR del governo, però il Piano Nazionale Complementare, che prevede comunque la scadenza entro il 2026 per una scelta nazionale questa. Allora, queste due verità, se c'è una proroga disposta dal livello nazionale, possono, a un tavolo allargato anche al governo, trovare un punto di equilibrio. Il sindaco di Firenze ha scritto delle lettere alle quali non ha avuto risposta chiedendo una proroga. Gio Barone ha detto nei giorni scorsi, proprio domenica sera, ancora una volta, che la Fiorentina chiede una proroga e richiede una proroga perché ha bisogno di tempo per poter capire come si risolvono alcune questioni. Basta un intervento nazionale per concedere questa proroga. Allora, io non faccio accuse e non propongo complottismi. Sto ai fatti. Nemmeno ricorda cosa è successo a Venezia. No, perché rilevo che a Venezia, che hanno avuto il problema del PNRR, il problema del governo è stato risolto. Ma lo metto da parte e dico: il governo è pronto a fare quello che è stato chiesto dal sindaco di Firenze e quello che è stato chiesto alla Fiorentina, cioè concedere, lo può fare, una proroga di un anno alla tempistica del calendario lavori per consentire a tutte le parti, Fiorentina, Comune e Governo, di affrontare insieme la situazione? Io credo che la città di Firenze lo meriterebbe. La Fiorentina ha già detto di sì, il Comune ha detto di sì, manca di sentire la voce del governo. Io ovviamente da parlamentare li incalzerò in queste settimane, perché penso che su questo il governo debba dire una parola di chiarezza. In bocca al lupo e buon lavoro, grazie mille. Grazie a voi. Federico Giansi per essere stato con noi, grazie Giorgio per averci invitato. Grazie a voi, sempre un piacere. Grazie a tutti per averci seguito a casa, terminiamo qui con Telegram e ci vediamo domani. Buona serata a tutti.